È stata presentata stamattina la ricerca svolta dalla classe prima B del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Arco. L'insegnante di lettere Cristian Giacomozzi ha rinvenuto un documento inedito sul castello riguardante la storia di due fratelli lì incarcerati nel 1595 e con la classe ha realizzato un progetto di valorizzazione dell'antico maniero attraverso il singolare aspetto delle sue prigioni. Il Comune di Arco ne ha tratto un libretto divulgativo, messo alle stampe con il contributo della Cassa Rurale. Sia il libretto sia il progetto sono stati illustrati al castello, presenti il sindaco di Arco Alessandro Betta, l'assessore alla cultura Stefano Miori, il consigliere comunale con delega alla valorizzazione del castello Roberto Zampiccoli. Allora, l'idea era quella di svolgere con i ragazzi un percorso sulla carcerazione, sul concetto di carcere, e mi sembrava che la tematica all'interno del castello di Arco non fosse mai stata trattata in questa veste. Mentre veniva costruito appunto un percorso di valorizzazione del patrimonio attraverso il tema della carcerazione nel castello di Arco, che è proprio sopra le nostre teste a scuola, mi sono imbattuto casualmente in un documento di due fratelli carcerati all'interno del castello nel lontano 1595. Il documento al momento è inedito, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo ricostruito in classe ed è diventata la pubblicazione che ora abbiamo il privilegio di presentare alla cittadinanza, ed è stata studiata all'interno di un lavoro di classe che ha coinvolto tutti gli studenti, diversi docenti del CFP ENAIP di Arco che hanno dimostrato spirito di collaborazione e intelligenza, voglia di mettersi in gioco per realizzare un lavoro pregevole. Quanto è durato questo lavoro? Diciamo 4 mesi. Quanti ragazzi sono stati coinvolti? 20 ragazzi e 4 insegnanti. Avete avuto il sostegno anche del Comune? Certamente, ci ha sempre sostenuti nel ospitarci al castello, nell'organizzare degli approfondimenti in archivio comunale, nel seguire l'intero progetto, nel coordinare la pubblicazione del libro. Quindi in questo senso c'è stata una rete che ha facilitato le cose e ci ha permesso di raggiungere agevolmente il nostro risultato. Ecco, io ho conosciuto i ragazzi che hanno svolto questa ricerca con una lezione dentro in classe in cui ho parlato un po' delle origini e ho mostrato alcune immagini del castello. La ricerca è importantissima perché sviluppa una tematica abbastanza nuova, quella del cibo dato alle persone che venivano tenute in prigione, persone ovviamente secondo me privilegiate perché era un cibo che loro si facevano venire dalla città. È il periodo, il momento in cui la contea d'Arco viene occupata dalle truppe arciducali e i conti sono allontanati dal potere feudale, torneranno nel 1614, quindi bravo al professore che li ha seguiti, bravo ai ragazzi che hanno fatto questa ricerca.